Marchi Drivers, benvenuti e bentornati sul canale, qui il vostro Marchi 78 che vi parla e vi dà il benvenuto in questo nuovissimo video recensione. Allora cari drivers, nell'ultimo sondaggione ho visto che il titolo che era in seconda posizione era proprio War Hospital, e quindi quale migliore occasione per non prenderlo e recensirlo, ok? E quindi eccolo qui davanti a voi, scopriremo questo gioco insieme. Ripeto, una video recensione, non è un gameplay, quindi vi spiegherò un pochino com'è, come non è, io lo sto già giocando ed è davvero bellissimo, ma comunque sia, lo scopriremo insieme. Ed ora come sempre cari drivers, prima di procedere voglio ringraziare tutti quanti voi per i like, per i commenti, per tutte le interazioni che date al canale. Veramente vi ringrazio tantissimo e vi ripeto come sempre cari drivers, voi siete il boost, siete la benzina di questo canale. Tutte le volte che interagite o quant'altro mi rendete super happy e siete parte anche voi del team dei drivers. Ma ora senza indugi andiamo a scoprire War Hospital. Allora cari drivers, per chi ci stesse chiedendo che cos'è War Hospital? Allora, War Hospital è un titolo davvero unico, perché, credetemi, è l'unico gestionale di ospedale della Prima Guerra Mondiale che esiste, che sia stato mai creato, veramente. Ha una profondità davvero pazzesca, comunque sia, lo vedremo insieme, lo scopriremo insieme, ed ora direi di iniziare subito da questa schermata. Allora, questo gioco segue uno storyboard, quindi ovviamente segue dei capitoli, una storia che ci addentrerà sempre di più all'interno nel periodo della Prima Guerra Mondiale, no? Noi dobbiamo gestire un ospedale da campo, ok? Ora direi di procedere e di dare un'occhiata alla mappa, però prima di farlo abbiamo a disposizione, vedete, queste opzioni. Possiamo continuare la partita, iniziare una nuova, selezionare dei capitoli, ok? Caricare una partita, scegliere le opzioni e vedere un attimino i riconoscimenti. Come opzioni, ovviamente, cari drivers, io sto girando al massimo della grafica. Ora andiamo a scoprire un pochino il gioco, cari drivers. Ebbene cari drivers, eccoci qui, io ho messo in pausa. Questo è il nostro teatro di battaglia, tra virgolette. Ok, allora noi non prenderemo parte attiva alla battaglia, però ovviamente potremo sempre fare qualcosa, ok, per cambiare le sue sorti, almeno in questo gioco, d'accordo? Allora, vi ricordo cari drivers che questo gioco è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo sul fronte francese, ci sono i tedeschi dall'altra parte e ci stanno incalzando tantissimo, tant'è che questo ospedale si erge proprio sulla prima linea, ok? Allora, come è strutturato il gioco, cari drivers? È una specie di survivor, ok, gestionale, e dobbiamo riuscire praticamente a resistere, d'accordo, cercando di salvare quante più vite umane possibile e ovviamente cercare anche di salvare questo villaggio e il nostro carissimo ospedale, il nostro campo, d'accordo? E sarà una cosa davvero difficile, credetemi. Allora, tengo subito col precisare che questo gioco magari non è per tutti, perché magari molti vogliono un'azione molto più frenetica, molto più guidata all'attacco, alle battaglie. E non è così, cari drivers, anche qui ci sono delle battaglie, ok? Noi le vedremo ovviamente da lontano con il binocolo, però questo è. Allora, il core del gioco ovviamente si concentra maggiormente su i soldati, ok? Sui feriti che arriveranno da noi, d'accordo? Vi ricordo che comunque sia questo è un ospedale, ok? Come potete vedere in questo villaggio mezzo distrutto ovviamente dalla guerra. Questo è, diciamo, il nostro ospedale, d'accordo? Considerate che il villaggio sia completamente un ospedale, d'accordo? Quindi non è un solo edificio o quant'altro, consideratelo proprio tutto un ospedale. Queste sono le trincee, cari drivers, la prima linea. Sapete che queste trincee praticamente sono l'ultima linea di difesa, d'accordo? Per il nostro ospedale, per il nostro villaggio, ok? Praticamente questi soldati, e non solo loro, combatteranno, si feriranno, alcuni moriranno e accadranno cose, d'accordo? Ovviamente quando accadranno tutte queste cose, questi militari verranno ricoverati al nostro ospedale, vedete? Ma come funziona la meccanica? Allora, da dove arrivano i soldati da curare, cari drivers? E poi cercheremo un attimino di capire come funziona. Ci sono diverse strutture e qui entriamo un attimino nella parte gestionale. Allora, dovete capire una cosa, qui è strutturato in diversi settori. Cosa vuol dire settore? Allora, il primo è questo. Centro medicazioni avanzate, praticamente cosa succede? Molto bene, allora un'altra cosa ancora, cari drivers, poi la approfondiamo dopo. Questi sono praticamente una scheda di quello che abbiamo all'interno del nostro, della nostra struttura, ma questa la vedremo un attimino dopo nel dettaglio. Vede, qui dobbiamo destinare del personale, poi vedremo un attimino, e andranno a recuperare tutti i soldati feriti o conciati male, no? E cercheranno di toglierli dalla prima linea, ok? Praticamente qui vengono raccolti, ma non vengono curati. Fatto questo, abbiamo un centro di smistamento dei feriti. Questo è molto importante perché i nostri feriti
dovranno essere presi da questo punto e portati a quest'altro punto, ok? Quindi cosa succede? Andiamo a raccogliere i soldati, li mettiamo all'interno di quella casupolina che abbiamo visto che è il centro di raccolta, così li mettiamo al sicuro. Arrivano nel centro di smistamento dove vengono messi sotto controllo, d'accordo, cerchiamo di capire un po' cosa sta succedendo, ok? E alla fine vengono nel reparto delle operazioni, dove all'interno di questo edificio, vedete, vengono eseguiti gli interventi, ok, vengono eseguite le operazioni, ecco, lo so che è quanto lugubre come scenario, ecco, cari drivers, ma questo è, la guerra è questo. Dunque, una volta che i nostri feriti vengono operati, vengono salvati, vanno a finire qui dentro il centro di riabilitazione, ok? Il centro di riabilitazione vengono seguiti, vengono curati, ok? E vengono praticamente riabilitati. Una volta che vengono riabilitati, cari drivers, c'è una cosa che bisogna fare. Ed è praticamente questa qui. Allora, noi possiamo scegliere tutte le volte che un soldato guarisce cosa farne. E questa è un'altra meccanica del gioco, cari drivers, d'accordo? Allora, cosa succede? Quando un soldato viene curato, possiamo decidere, uno, di inviarlo alle trincee, d'accordo? Cosa significa andare alle trincee, cari drivers? Significa che noi lo destineremo qui. Perché vedete questa linea che c'è sopra? Sono praticamente i soldati che ci danno una mano a difendere questa linea. Se non ce ne sono, i tedeschi lo sfonderanno e il gioco perderà, ok? Cioè praticamente ci vengono a acchiappare, quindi meglio di no. Altra cosa ancora, possiamo inviargli al QG. Se noi inviamo al QG otterremo un premio, quindi riceveremo assegni dell'esercito. Le assegni dell'esercito ci permetteranno di avere degli altri bonus, cari drivers. Ebbene, le assegni dell'esercito ci permettono, in questo caso, vedete, andando dalla stazione dei treni, ok? Di, vedete, ordinare risorse, d'accordo, quando siamo praticamente in panne, cioè praticamente sempre, cari drivers. Altra cosa ancora, possiamo decidere di congedare il soldato, ok? In questo caso otterremo un bonus sul morale, d'accordo? Perché in questo caso praticamente andiamo a salvare una persona e la togliamo dalla guerra. Allora, cari drivers, se pensate minimamente che è tutto finito qui, d'accordo, vi sbagliate di grosso, perché cosa succede? Noi dobbiamo gestire ogni aspetto, quindi dobbiamo gestire anche per esempio la farmacia, dove vedete vengono prodotti i medicinali, quindi dobbiamo assegnare delle persone, d'accordo? Dobbiamo, vedete, abbiamo anche il refettorio, gli alloggi del personale, sono tutte strutture che poi, grazie alla ricerca, possono essere migliorate, ok? E ci possono dare degli importanti boost. Ecco, una cosa molto particolare, drivers, parlando di risorse, è che, credetemi, le risorse sono queste qui che vedete in basso, d'accordo? Vedete? Abbiamo il cibo, abbiamo l'alcol, abbiamo questi che sono gli assegni che abbiamo appena visto, abbiamo qui praticamente il personale, abbiamo tutte queste risorse. Ok, molto importanti sono queste qui, senza di queste sono dolori. Ok, qui abbiamo il prossimo treno quando arriverà e vi dico subito una cosa, cari drivers. Vedete, questi sono gli arrivi, praticamente dalla stazione possono arrivare delle risorse, però vi dico che hanno rispettato praticamente il periodo, nel senso che arriveranno sempre meno risorse, saranno sempre più rare e avrete delle difficoltà da gestire davvero molto molto pressanti, ecco. Starà a voi decidere e scegliere che cosa fare, perché il gioco vi metterà di fronte a delle scelte davvero molto molto difficili, cari drivers. Però queste le vedrete voi più avanti nel gioco. Vi anticipo solo che magari durante l'intervento può darsi e può capitare che vi chiami il chirurgo e vi dice se deve seguire una procedura standard, magari perché ha trovato delle schegge in più all'interno, che ne so, della gamba di un ferito, e voi dovete decidere se seguire la procedura standard oppure magari di fare, diciamo, degli interventi particolari, ecco, e quindi spendere più risorse e più tempo, ok? Ho nominato il tempo, cari drivers, perché il tempo è nostro nemico in questo gioco, o meglio, l'arma a doppio taglio. Uno, perché ci fa avvicinare alla fine della guerra. Ebbene sì, vi ripeto, non potete cambiare la storia e il destino della guerra, però potete salvare la vostra partita, ok? Quindi evitare un game over, evitando che i tedeschi praticamente conquistino questo villaggio, ok? Perché vi ho parlato del tempo, cari drivers? Perché se io vado su questa struttura e vado a vedere un pochino, vedete, quello che c'è dentro, vedo che qua ci sono i soldati che sono stati tolti dal campo, però aspettano di ricevere delle cure. Ora andiamo a scoprire un attimino come funziona questo edificio, molto, molto rapidamente, cari drivers. Questi sono i medici, vedete, riposato, a riposo, perché dovete capire che il personale dovete gestirlo, e quindi dovete capire un attimino che il personale si stanca. Ovviamente potete subire delle pesanti perdite, perché svengono, e quando svengono praticamente li perdete un giorno intero anziché riposare come attività. Allora, un'altra cosa che rende molto profondo questo gioco, cari drivers, è che ogni soldato ha una propria storia, d'accordo? Quindi c'è anche una bella profondità sotto questo punto di vista. Ed eccoci qui, ci viene spiegato un attimino i trattamenti, perché giustamente all'interno di ospedale, quindi viene registrato tutto, chi è la persona, vedete, abbiamo una scheda proprio di chi è.
Qui ci viene spiegato un attimino quanto tempo durerà l'operazione, il suo stato di salute e tutto quanto, ok? E come può andare più o meno l'intervento, se ci sono possibilità di complicazioni, se può peggiorare rapidamente o quant'altro. Ebbene sì, perché purtroppo, cari drivers, alcuni feriti arriveranno, saranno gravissimi, altri critici, e sta a noi cercare di capire cosa bisogna fare, perché ovviamente non è che possiamo salvare proprio tutti. E quindi qui dobbiamo già iniziare a prendere delle scelte. Vedete, in questo caso io ho deciso di operare quello più grave. Vedete, questi proiettilini qui indicavano che questo poveretto era stato praticamente, diciamo, crivellato di colpi, poverino. Ora è stato operato e dovrebbe farcela. Ebbene, parliamo ora del ramo tecnologico, cari drivers, perché non è che ci fermiamo solo qui a gestire, ma dobbiamo fare anche delle ricerchine. Vedete? Allora, cosa succede? Noi... giustamente, per fare delle ricerche dobbiamo spendere delle risorse, d'accordo? E queste risorse, ripeto, possiamo raccogliere durante il gioco, facendo azioni, facendo tante cose diverse. Che tipo di miglioramenti sono, cari drivers? Sono, vedete, delle funzioni che vanno a sbloccare, d'accordo? Dei bonus, dei power up, edifici in più, dei miglioramenti che ovviamente sono fondamentali nel gioco. E come sempre vi ricordo che qualsiasi azione prenderete avrà ripercussioni sia nel breve che nel lungo termine, cari divers, quindi attenzione. Comunque possiamo migliorare la cura, quindi per avere maggiori strutture atte a curare i nostri soldati, migliorare in questo caso gli alloggi per rendere i nostri lavoratori, vedete, i nostri compagni un attimino più felici e contenti, migliorare la produzione con nuovi prodotti, vedete, nuovi sistemi o quant'altro, in modo che possiamo produrre maggiormente e con più efficacia. E poi abbiamo l'esplorazione, cari drivers, ebbene sì, questa la vediamo subito, vedete. Allora, che cos'è l'esplorazione, cari drivers? Dunque, vi ripeto, siamo praticamente nello scenario della prima guerra mondiale. Intanto abbiamolo un pochino, così vediamo. Anzi no, mettiamolo in pausa. Ecco, mi metto in pausa perché credetemi, qui ne succedono di ogni, non c'è mai un attimo di respiro, cari drivers. Dunque, cari drivers, adesso andiamo a vedere un po' anche un'altra cosa ancora, la tenda degli esploratori. Ed eccoli qui. Gli esploratori, cari drivers, sono praticamente dei gruppi, ok, delle squadre che noi dobbiamo mandare, vedete, per fare delle missioncine, d'accordo? Per cercare di capire cosa succede attorno al nostro villaggio, d'accordo? In questo modo possono fare operazioni di sabotaggio, operazioni di recupero e quant'altro, sono davvero fondamentali, d'accordo? Quindi questo va ad aggiungere, diciamo, un'altra variabile del gioco, e quindi sarete in ansia anche un pochino per queste missioni, perché non si sa mai che cosa scopriranno, d'accordo? Altra cosa fondamentale, cari drivers, in questo gioco ovviamente è l'assegnazione del personale. Innanzitutto già vi dico che non sarà mai abbastanza il personale, ci sarà una carenza mostruosa sempre, quindi dovranno sempre correre di qua di là. E sta a voi gestirlo, ok? Quindi anche qui troverete tante belle cose da fare, vedete? Dobbiamo prendere queste squadre, ora questa è a riposo, d'accordo? E dobbiamo assegnarla, vedete? Ha una funzione piuttosto che un'altra, va bene? Questo vale per le squadre mediche, per gli infermieri che sono praticamente di supporto, vedete, ora ce n'è una per ogni struttura. Vale anche per l'ingegnere, d'accordo? Perché l'ingegnere in questo caso possono produrre in farmacia, possono produrre praticamente posti nel deposito, possono praticamente migliorare gli edifici. Gli ingegneri fanno un pochino di tutto, E poi ovviamente anche la sezione dedicata agli esploratori, ok? Dimmi, cari drivers, finora come lo trovate questo gioco? Cosa ne pensate? Ok, va bene, è una recensione, vedete, intanto abbiamo avviato il tutto, d'accordo? E ora accadranno cose. Allora, come potete vedere, ecco qui, vedete, nel centro abitazione ci sono pazienti in attesa di decisione. Ah, poi altra cosa fantastica, cari drivers, è completamente localizzato in italiano, quindi tanta roba. Allora, vediamo un pochino, in questo caso bene, in attesa di decisione. Bene, cari drivers, come vi dicevo prima, questo soldato è guarito. Ora sta a noi cercare di capire che cosa farne, vedete? Ora dobbiamo vedere un pochino, in base, vedete, al suo grado e quant'altro, che cosa farne. Ora, se lo mettiamo in trincea, quindi lo teniamo nella nostra prima linea, vedete, darà un bonus, vedete, di 3 punti. Se lo mettiamo nel QG ci darà 3 punti, vedete, di assegni. E se lo congediamo, d'accordo, ci darà un più 3% al morale, ok? Io direi in questo caso di metterlo praticamente e di inviarlo al QG, ragazzi, così possiamo prendere un pochino di punti e andare avanti con le nostre migliorie delle strutture. Quindi dobbiamo gestire proprio ogni singolo aspetto, vedete? Anche in questo caso, vedete, il personale ci viene detto che cosa sta facendo, i dottori come sono, che cosa stanno combinando, il loro livello di stress, vedete? Questo un pochino per tutti. Diciamo che sotto questo punto di vista il gioco è molto chiaro, cioè non è che tralascia o lascia le cose a metà, cari drivers, quindi è molto positivo.
Quindi con questa schermata possiamo tenere ad occhio un po' tutto, vedete come vanno anche i nostri cari soldati, vedete questo qui tra un po' praticamente sarà anche salvo. Ecco, vedete quello che vi dicevo, praticamente c'è sempre qualcosa che non va, vedete? Vedete, qui stanno portando, vedete, il paziente all'interno. Ecco, vedete, in questo caso ci dicono che dobbiamo scegliere che cosa fare con questi pazienti all'interno del centro di smistamento. Vedete, questi sono i pazienti che hanno appena portato, le loro condizioni sono buone, dobbiamo decidere a quale medico assegnarli. Ovviamente, vedete, questo medico, quando ha terminato di operare questo paziente, sarà esausto, ok? E quindi praticamente il poveretto sverrà. E dobbiamo evitare che svengano i nostri lavoratori, perché altrimenti hanno bisogno di un periodo più lungo, ok? Quindi, ora direi di prenderlo, lo assegniamo, vedete, a questo chirurgo, d'accordo? Così quando si riprenderà, andrà ad operare questi nostri pazienti. Le condizioni sono buone e direi che dovrebbero farcela, quindi non ci sono grossi problemi. Ecco, purtroppo per coloro che non ce la faranno, cari drivers, c'è questo. E sta a voi cercare di evitare che praticamente i vostri soldati finiscano qui dentro. Sì, cari drivers, questo gioco diciamo che in genere è drammatico. E sì, posso dire che comunque sì, hanno ricalcato molto bene tutto quanto. Ora, io ho dovuto togliere la musica per questione di copyright, però vi assicuro che... Cosa sta andando? Avrà finito il servizio. Ah no, guardate, sta portando un poveretto. Oh mamma mia, fantastico. Ci sono ancora 5 feriti. Ebbene, abbiamo subito un bell'attacco prima, drivers. Non è che siamo messi benissimo, ok? Allora, come vi accennavo prima, cari drivers, ho tolto la musica per questioni di copyright, però vi assicuro che è molto d'effetto, vi cala proprio all'interno della parte. Ecco, qui è arrivato un altro paziente nel centro di smistamento. Intanto diamo un'occhiata qui, ok, va bene, tutto a posto, tutto bene, andiamo al centro di smistamento. Ok, anche questo è stato operato, molto bene, perfetto. Questo gioco è stato sviluppato davvero molto molto bene. Allora, vi spiego un attimino. Sebbene a volte sia anche caotico, nel caos comunque sia è tutto al posto giusto, cari drivers, quindi non ci sono mai delle situazioni dove non sapete che cosa fare o vi incartate. Dovete semplicemente, d'accordo? Tanto qui vediamo che manca del personale, andiamo ad assegnarlo. Ecco, vedete, cari drivers, come vi dicevo, questa equipe praticamente è sfiancata, quindi andiamo a sostituirla, mettiamo questa a riposo ed ecco fatto. Ecco una cosa, dunque, come vi dicevo, la parte... ecco qui. La parte grafica è fatta davvero benissimo, anche perché, vedete, in questo momento ho assegnato praticamente una squadra a riposo. Vedete che proprio, vedete, la squadra prende e va a riposarsi qui, vedete, negli alloggi del personale. Quindi, diciamo che non sono solo delle icone, ma vedete proprio tutta la fase, vedete, tutto questo paesino ora, non tanto, però che si anima, vedete. La grafica è fatta davvero molto bene, cari drivers, vedete, è fatta, cioè, davvero impeccabile, vedete. Potete girare, potete ruotare, tutto quanto. Bene, abbiamo praticamente terminato anche lo spazio nel magazzino, cari drivers. Allora direi di fare una cosa, vedete? Scegliere azioni. Abbiamo le razioni dimezzate ora, poveretti. Diamoli magari qualche... ecco qui. Diamo un pochino di cibo in più, almeno li rendiamo un attimino più felici. Ok. Vedete, ci saranno anche questi messaggi. Nessuna obiezione, smetti di preoccuparti e torna al lavoro. Purtroppo un paziente non ce l'ha fatta, cari drivers. Avete visto? Purtroppo niente. Allora, attenzione a questo indicatore, vedete, che sarà un vostro giudizio alla fine del gioco, vedete, se siete spietati o umanitari. Ci saranno anche, vedete, questi messaggini qua, vedete, dei vostri lavoratori che giustamente stanno dando le loro impressioni sul periodo che stanno vivendo. No, davvero, è davvero molto molto profondo, cari drivers, onestamente ve lo consiglio, o quantomeno di provarlo. Ebbene, cari drivers, arrivati a questo punto, che ne pensate di questo giochino? Vi piace? Lo prenderete? Lasciatemi un commentino qua sotto, e se questo video lo trovate, diciamo così, utile, potete anche lasciare un like. Mamma mia, ragazzi, sta perdendo troppo sangue, muoviamoci. Oh mamma mia, perfetto, benissimo. Altra cosa ancora, dai drivers, qua ci saranno alcune scene, alcuni filmati anche che condiranno un pochino tutto quello che è il discorso del gioco, d'accordo? E quindi ok, va bene. Mamma mia, quindi ci sono anche diverse cose che potranno accadere. Fatemi sapere un pochino anche se volete che realizzi un gameplay su questo gioco, potrebbe essere davvero interessante, cosa ne pensate? Possiamo vederlo insieme, ok?
Bene, cari drivers, quindi è il momento di tirare le nostre conclusioni di questa video recensione. Allora, io questo gioco lo promuovo 10 su 10 per la realizzazione, l'ambientazione e anche per il genere, perché vi ripeto, è unico, lo troverete molto divertente e sebbene possa sembrare tranquillo, non lo è affatto, ci sarà un ritmo molto incalzante, ci saranno un milione di cose da fare, vedete? Non si finisce mai. E quindi diciamo che quello che vi spinge anche a cercare di capire cosa succederà è cercare un po' la trama del gioco. Ovvio, sappiamo che la trama del gioco, diciamo, terminerà quando finirà la guerra, però ci saranno degli eventi che vi avranno, diciamo, vi metteranno in primo campo, ecco, d'accordo? Però non vi voglio svelare niente. Molto bene, cari drivers, detto questo, vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video recensione. Se questo video vi è piaciuto e quant'altro, potete lasciare un like, ok? Così fate capire al tubo che magari questo video è bello e carino, insomma, può essere utile anche ad altre persone. Potete valutare anche l'opzione di iscrivervi al canale, è gratuito e mi fareste davvero felicissimi, cari drivers. Io vi mando un saluto, un abbraccio, vi ringrazio ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao a tutti!